Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrald, siamo qui con il terzo episodio della carriera allenatore con il nostro Benevento in FIFA 18 e oggi andiamo a giocarci l'ultima partita del girone di questa Coppa Internazionale Europea. Abbiamo già passato il girone, quindi tranquillamente possiamo mettere magari qualche riserva, qualche giocatore nuovo, almeno li proviamo tutti. Siamo in casa contro il Ghent. E vediamo di mettere qualche giovine. Allora, va bene, abbiamo completamente rivoluzionato la squadra. Andiamo a giocarci questa partita. E si comincia la L'arbitro dà partita. il via a questo terzo match della fase a girone. Sfida che dovrebbe darci già indicazioni importanti per capire chi può puntare alla qualificazione e chi invece dovrà, eh sì, tornarsene a casa. Noi siamo già Vediamo i qualificati, giocatori che scendono in quindi campo. occhio. Pericolo, ecco il tiro. 0-0, peccato. Palla che finisce alta, davvero di poco. È No, Charles, non gioca. ci credo. Com'è entrata sta palla? Non credo sia finita qui. Assurdo. Aspetta una terza Vediamo un po'. occasione per sfiorare il Vabbè, la pareggio. difesa è andata Palla proprio a di caso, rigazza, eh. Va bene, infilata Messi. sotto l'incrocio. Davvero una Va bene. precisione del 1-0, portiere. Milicevic. Grandissimo. Questo l'ho fatto apposta. Non riuscivo a prenderlo. Va bene, va bene. No! Pensavo fosse andato dall'altra parte. Va bene. Tanto non ci serve questa partita. Però, almeno. La squadra non titolare non gira. Non gira assolutamente. Vai! D'Alessandro! 2-1. Accorciamo le distanze. Bellissima azione. Infatti, Sono riusciti a non ho penetrare la parlato. difesa Detto grazie qua. ai rapidi e precisi scambi. Vediamo cosa riusciamo a Contropiede da fare. manuale, Gallinari Contropiede continua, perfetto. scatta tu per tu con il E Marco portiere. D'Alessandro Non segna il poteva suo primo sbagliare gol lì, non ha sbagliato. Il nella nostra punteggio carriera. adesso Vai, è di 2-1. recuperiamola. Occhio! Prova ad andare, palo, ma il Mamma pallone mia, torna in ragazzi. campo, pericolo. La difesa balla terribilmente. Buona la chiusura. Cerca Palo la ancora, rete, mamma mia. palo, un'occasione, palla ancora buona. No, se non sono i titolari non va bene. Intanto la regia ci Mamma ripropone mia. l'azione da cui è scaturito il gol. D'Alessandro, Paragna metri. ancora lui. Numero. Non Mamma può mia. sbagliare da lì. Poteva far di meglio. Testa Colpo fuori quadrata. testa. Forse non se l'aspettava. Mamma Prova ad mia. andare. Ma. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. Palla che finisce di poco Vabbè. sopra la traversa. L'ha colpito bene. Palla messa Attenzione. dentro. Piscitelli la para. Occhio. Attenzione però è lì. Riconquista palla intercettata. Attenzione. Niente. Palla Niente. sul palo e poi gol. Gol da Vabbè. tiro, la messa lì dove il portiere non Facciamo poteva proprio arrivare. schifo. D'Alessandro, attenzione, Ci sono dei attenzione. piedi in condizione. Eh Prendi sì. mezzo con questo pallone. Il portiere che interviene si Eh sì, alleggerimento, cosa vuoi che ti dica? fine primo tempo 3-1. L'arbitro dice che può bastare il primo tempo Si civile riconosce il completato in 3-1. Benevento adesso. Va bene, va bene. Via col secondo tempo, vai. Siamo al secondo tempo di questo incontro della fase a gironi della Coppa Internazionale Europea. Il pubblico. Standard radiomercato, il giocatore sarebbe seguito da diversi club. Sarebbe un colpo importante per qualunque Ma chi club, paletta? ma non penso che lo lascerà Ma per via tanto favore. facilmente, a meno di un'offerta Ma irrinunciabile. cosa stanno dicendo? Pericolo scappato, Paletta. decisivo l'intervento. Silla. Parte Mamma mia, tiro. quanti pali che stanno Pericolo, finisce prendendo. sulla traversa. Parigini, fuori. Ok, La prossima rivoluzioniamo la occasione squadra riesce a come sempre. creare dopo aver Mettiamo corso dentro qualche tutti quei metri titolare. palla al piede. Che Perché sennò fisico. veramente. Batti, giusta decisione. Un altro. Mamma mia. Niente. Rete, Niente, niente, l'allenatore gli ha dato fiducia, la niente. Oggi fiducia è cambiata nel la migliore dei squadra modi. non c'è. Vai, vai, Ciciretti, Ci vai. sono metri a disposizione. Ciciretti. Ha spazio per andare? Cerca il cross al mondo. Coda! Buona, la rimessa 4 a da poco, 2. troppo tardi però per Va riaprire la bene, gara. dai, almeno un
due gol li abbiamo segnati. Sinceramente non mi aspettavo, sarebbero riusciti a sbloccato l'obiettivo, usa la testa, grande, primo gol di testa. E finisce qui 4-2. Siamo già qualificati, però. Vabbè. Rode un po' aver perso così, però con la squadra sperimentale. Bene, andiamo avanti. Lo Standard ha vinto 3-0 contro il Chaves, quindi chi se la gioca? Perché il Chaves era... Allora, andiamo a vedere i tabelloni. È passato il Ghent. Eh sì. E noi siamo contro... Non si capisce chi. Va bene. Allora, andiamo a farci un po' di allenamento, che mi sono dimenticato di farlo. Ok. E simuliamo tutto. Adesso li simulo, poi più avanti me li farò anche. Infatti, c'entra i bidoni F. Ok. Era meglio farli. Però, comunque, andiamo a vedere il posto in ufficio. Premio torneo 1.200.000. Buono, buonissimo. Gianluca dichiara deluso per non giocare. Ma se sei scarso, caro mio, cosa vuoi? Allora, avanziamo, vediamo se ci arriva qualche offerta. Non credo che ci arrivi qualche offerta, perché non ci sta arrivando nulla. Allora, Fabrizio Melari in prestito. Ancora in prestito? Io non lo voglio dare in prestito. Lo voglio vendere. Anche perché vale 1.200.000. Quindi almeno 1.500.000 ce lo possiamo fare, no? No, rifiutiamo. Piuttosto lo tengo, no? Ok. Avanziamo. E qui c'è la partita con lo Stende. E lo Stira. Bruttissimo. No, lasciate spendere. Lasciamo perdere queste battutacce. Sì, andiamo a giocarcela. Questa è la semifinale di Coppa Internazionale. Qui giochiamo con i titolari, assolutamente. E si comincia. Gara che ci dirà occhio, cerca l'area di rigore. Occhio, occhio. 1-0, Zipkovic. Niente. Eravamo partiti così bene. Andiamo in offensiva, vai. Occhio a Zipkovic, occhio. Calabria. A spazio, prova. Pallone che finisce largamente sul fondo. Finisce il primo tempo. Siamo sotto per 1-0. Abbiamo sfiorato il pareggio, però non va bene. Non va bene così. Dobbiamo recuperarla. Vai. Secondo tempo. Tempo della semifinale della Coppa. Viene pressato. Memmushai. Attenzione. Ottimo intervento del portiere. Avrei dovuto piazzarlo. Si riprenderà con un corner. Vedremo se riusciranno a sfruttarlo al meglio per trovare il gol del pari. Occhio al corner. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Scipsa. Costa. Letizia. Entro Pigliemello. Cipsa. 1-1. E andiamo. Cicillo Cipsa. Combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune è quello a casa. Bello, bello, bellissimo inserimento. Youssef Rahman Cipsa. Secondo gol. Bene così. L'abbiamo ripresa. Per andare. Attenzione, attenzione, attenzione. Ho appena detto, attenzione. Vabbè, 2-1. Con questa palla punta la porta. Sivkovic. Non ci credo. Ho fatto una fatto una stupidata di quelle. Perché oltre
assurde. Guarda lì. Attenzione a non subirne altri impresari. Non facile da quanto si è visto finora. Pensavo stesse tornando indietro l'attaccante invece. Va bene. Mi sa che la nostra avventura termina qui. Sembra la scelta giusta. D'Alessandro, ancora Viola. Cataldi, Iemmello, la piazza! Pietro Iemmello, signori, piglia il pallone e portalo a casa. Sì, emozionante davvero. Che golasso! 3-2, partita molto spettacolare. Portiamola ai supplementari, anche se è difficile, però ci abbiamo provato, ragazzi, ci abbiamo provato, dai. Il Benevento in semifinale già qualcosa di buono. Può avvicinarsi alla porta, prova a calciare. Occhio! Mamma che gol! Niente, si chiude qua. La nostra avventura europea. Finisce qui, 4-2. Ci fermiamo in semifinale, purtroppo. Vabbè, siamo anche Benevento, ragazzi. Però abbiamo sfiorato l'impresa. Già è un'impresa essere arrivati in semifinale. Allora, anche il Ghent ha perso contro il Real Valladolid. Ok. Vediamo quanti soldi ci danno. Se ci danno un milioncino non sarebbe male. Anche perché possiamo fare qualche aggiustamento di mercato. Allora, posta in arrivo. Trasferimento di Amato Ciciretti, 8 milioni e 800 mila. Allora, Ciciretti io lo vorrei tenere, però 8 milioni e 8. Vediamo. Allora, premio torneo 1.600.000, perfetto. Ok, sì, centreremo gli obiettivi. No, non preoccuparti, Lazar, che tu sei forte. Vai tranquillo. Allora, andiamo a vedere. 8 milioni e 8 per Ciciretti. Il Sassuolo. Noi possiamo arrivare fino a 11 milioni e 100. E con quei soldi ci possiamo comprare qualche giocatore buono, eh? Molto buono. Solo che Ciciretti, ragazzi, è il capitano, è il numero 10. Facciamo così. Trattiamo. Gli chiediamo 15 milioni. Non accetteranno mai. Però per 15 milioni glielo diamo. Rifiuta. Tanto lo sapevo. Magari fosse stata un'altra squadra ce li avrebbe anche dati, eh. Però... ovviamente. Ok, allora andiamo avanti un pochettino e vediamo se ci arriva qualche offerta giusta, cioè di qualche giocatore. Ma perché Fabrizio Melara lo vogliono solo in prestito? Allora, Canute, 410.000 euro, vediamo. Lui vale 500, però oscilla tra 260 e 380. Ma perché? Allora, Canute. Melara, rifiutiamo. Non lo voglio andare in prestito. Andiamo a trattare per Canute. Almeno 500.000 euro li voglio tirar fuori. Cioè, li voglio ottenere. Ah, no? Guarda, io rifiuto. Perché devi dare di meno di quello che vale. Lo so che magari andiamo un po' nei macelli così, però va bene lo stesso. Allora, vediamo un po'. Ciciretti, 9 milioni e 2 dal Feyenoord. Già cominciano ad arrivare dei soldi un po' di più
delle offerte un po' più corpose. Allora, resoconto finale su Barella. 20 anni, 70. Mamma mia. 12 milioni. 12 milioni. Però Barella è uno di quei centrocampisti che sono veramente forti. Oh, Cassata, 20 anni, 67. Questo lo possiamo prendere. Lazzari vale 5 milioni e mezzo. Mikai, Bonifazi. Bonifazi. Lui lo possiamo prendere perché è un difensore centrale, ci serve. Eh sì. Capezzi. Ok, perfetto. Va bene. Ok, qui. Amato Cicirete, andiamo a trattare, vediamo. Anche perché servirebbero, eh. 9 milioni e mezzo. E trattiamo, vediamo. Gli offriamo sempre 15 milioni. Niente, niente. Amato Ciciretti resta con noi. Ero disposto ad accettare 13 e mezzo, però lo so, abbiamo buttato via un'occasione, perché comunque erano 12 milioni che ci davano quasi. Però non c'è problema, non c'è problema. Canute. Beh, ci offrono ancora di meno. Come si fa? Canute. Trattiamo. No, mi dispiace. Non si schiodano. Non si schiodano veramente da queste brutte cifre. Allora, io andrei a vedere un po' i giocatori che abbiamo in lista. E allora Bonifazi, però dobbiamo sborsare un bel po' di soldi, ragazzi, per Bonifazi e anche Barella. Allora Bonifazi, vediamo se riusciamo a scambiarlo. Vediamo, ci diranno di no, però ecco qua. Ok, perfetto. Ok. Dai, io voglio Ken, però. Proviamo Patrick Cutrone, che però non sappiamo quanto valga. Contattiamo per acquistare. Vediamo un po'. Allora, scambio giocatori. Attaccanti. Diamo un giovane, anche noi. Brignola, ma tanto non. Vogliono 5 milioni e 2 per Cutrone. Ah, oh, so che è fortissimo, eh. Controfferta. Io ti dico, guarda, ti do 3 milioni. Ok. E ti do il 15% della clausola della rivendita. Se può fa? Anche perché poi gli devo pagare lo stipendio. Allora, per 3,9 lo possiamo prendere. Sì, accettiamo. Patrick Cutrone potrebbe venire al Benevento e sarebbe un grande acquisto. Vediamo se non ci chiede troppo di stipendio. Importante? Sì, assolutamente sì. 4 anni va benissimo. Ok, senza clausola rescissoria, va bene. Allora, stipendio. Io non so quanto prenda adesso. Quello è il problema.
Vediamo. A settimana? Vediamo. Non abbiamo. No. Dovevamo avere altre informazioni su di lui. Però Cutrone si può prendere per 3 milioni e 9. Già abbiamo una cosa delineata. Allora, Chiesa ha una clausola rescissoria di 26 milioni e 6. No, neanche. Cioè, fossi un'altra squadra, ok. Barella. Proviamo a prenderlo in prestito. Perfetto. Assurdo, assurdo. Allora, Bastoni. Non possiamo. Mamma mia, che brutta roba, ragazzi. Niente. Avanziamo ancora un po'. Comunque sembra che la prossima partita, la prima partita ufficiale sarà la Coppa Italia Benevento-Palermo. Tanta roba. Vediamo. Lorenzo Del Pinto, 125.000 euro. Mamma mia, che sforzo economico, ragazzi. Potremmo essere interessati a 130. Però vale 170. Però 27 anni. Lorenzo Del Pinto. Sì, andiamo ad accettare. Punto e basta. Tanto 100.000 euro, eh. Andiamo avanti. Andiamo a fare l'allenamento. Perfetto, perfetto. Cominciamo a crescere. Benissimo. Ok, così programmiamo anche l'allenamento. E andiamo avanti. Arriviamo ad agosto 2017. Ok, abbiamo due, tre mail. Oh, squadra primavera. Ok, osservatore di ritorno. Un giovane talento. Ah, ok. Ingaggia un giocatore nel ruolo di centrocampista dal tuo per il tuo vivaio. Quindi abbiamo già un giocatore. Ok. Adesso lo andiamo assolutamente a vedere. Americo Duarte, argentino. Totale 54, potenziale 72-92, COC. Velocità scatto, mamma mia, accelerazione spettacolare, 93-94. Promuovi prima squadra? È un mancino. Chi è? Maradona? COC? Però è pelato. Allora, promuoviamo in prima squadra. Assolutamente. Contratto accettato, perfetto. Siamo molto fieri. Perfetto. Abbiamo ingaggiato un giovane che faremo crescere tantissimo. Assolutamente. Andiamo avanti, vediamo un po' che cosa ci prospetta il futuro. Ok, Lorenzo Del Pinto venduto. Perfetto. Sì, tanto non è che ci cambia la vita, eh. 90.000 euro per il mercato, tantissimo. Ancora il prestito. Facciamo così, diamolo in prestito. Trattiamo. E diamo tutto lo stipendio a loro, così almeno serve a qualcosa il prestito, perché sennò veramente. Allora, un anno va benissimo. Sessanta quaranta.
Facciamo 65-35. Ok, almeno non paghiamo lo stipendio. Cioè, lo paghiamo pochissimo. Ok, va bene. Poi ovviamente lui deve accettare. Vai, andiamo avanti. Rifiutato il prestito, giustamente. Ha rifiutato il prestito. Bravo, complimenti. Allora, qui facciamo così. Carica sessione precedente, però al posto di Ciciretti io ci voglio mettere Duarte, perché almeno lo facciamo crescere tantissimo. Vai, simuliamo gli esercizi. E già è andato D. Tanto per dire, cosa ci diventa il nuovo Messi, il nuovo Maradona, il nuovo Dybala, il nuovo tutto. Tanto oggi i giovani sono tutti il nuovo qualcuno. Ok, allora io direi di fermarci qui. La prossima volta andiamo al prossimo episodio, andremo a giocarci la partita di Coppa Italia contro il Palermo. Oggi abbiamo venduto nessuno. No, abbiamo venduto, sì, Canutè. Ci hanno dato 90.000 euro per il mercato. Abbiamo tentato di comprare qualcuno. Abbiamo ingaggiato un giocatore della primavera, fortissimo. In teoria dovrebbe essere uno molto molto forte. Anche se è argentino, io lo volevo italiano, però va bene così, ne troveremo gli italiani. La prossima volta andremo a giocarci la partita col Palermo di Coppa Italia e tenteremo l'assalto a qualche giovane di prospettiva o qualche buon campione, magari a parametro zero. Chissà, chissà, vediamo. Quindi vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un commento, lasciate un mi piace, condividete il video e ci vediamo a un prossimo episodio di FIFA 18 Carriera Allenatore. Un saluto a tutti da Asbrand.